Ciao ragazzi, sono il signor Arcadine e sono qua oggi per la recensione di Due Canaglie, un film del 2021 che trovate su Netflix, pare brasiliano o qualcosa del genere, una commedia che parla di questi due truffatori, o meglio di un truffatore che è in fuga e deve incontra sua sorella per sbaglio e se la porta dietro, ovviamente per sfuggire alla polizia. Il film sarà molto breve perché è una commediuccia, mi ha divertito, devo dire la verità, non è un grande film. Ci sono dei momenti un po' cringe, due, tre, però la comicità tutto sommato mi ha convinto. Ho trovato interessante il background dei personaggi perché non sono due finti personaggi negativi, sono due personaggi negativi in un contesto, quello brasiliano, quello statale, che è davvero peggio di loro. Quindi in questo senso risultano positivi, protagonisti, perché il sistema è peggiore di loro. Mi è piaciuto molto e mi sono rivisto con la nostra Italia. Questo mi ha colpito perché fa delle battute dove il nostro protagonista, il truffatore, dice: "Beh, ma io truffo perché qualcuno trufferà meglio di me." Mi piace questa critica che si fa. Chiaramente la messa in scena è di un certo tipo, è semplice e vuole sottolineare più che altro l'ironia di quello che succede, delle slapstick, un po' delle gag, talvolta non riuscite, lo dico subito, soprattutto nella parte centrale dove si vuole fare troppo. Altre volte mi ha fatto ridere genuinamente. Le gag mi hanno fatto ridere, alcune sono molto molto carine, poi quest'idea che quando prendono dei soldi poi li perdono, mi piace moltissimo, mi ricordo certi finali, un po' rapina a mano armata di Kubrick, mi piace l'idea che loro vengono sconfitti dal karma, fra virgolette, dalle loro scelte. Quindi il film secondo me è valido nel complesso, anche la messa in scena non è malissimo, le location scelte, i paesaggi sono interessanti, i due attori io li ho visti in originale, ma anche col doppiaggio, molto ben riuscito. Secondo me sono bravi a far ridere. La donna riesce a essere, come posso dire, poco elemento femminile, che ormai è tipico di questi anni, cioè elemento che deve reclamare diritti, ma è un personaggio al pari dell'uomo, quindi truffa al pari dell'uomo e nel finale lo si vede chiaramente. E mi piace che due personaggi si stiano sempre sui coglioni l'uno con l'altra, ma alla fine fanno sempre gruppo, fanno sempre famiglia, perché in effetti loro sono uno è il fratello e l'altro è la sorellastra. Ok? Però chiaramente non c'è quel rapporto di amore, di supportarsi, e quindi tutto un gioco di gag per convincere l'altro ad aiutarti. È un gioco che a me piace, che a me convince. Chiaramente è un film Netflix, quindi non vi aspettate grandi sceneggiature, non è il processo ai Chicago 7, è un film che mi ha fatto molto ridere. Quindi più che una recensione, questo è un consiglio che vi do perché secondo me vale la pena di essere visto, dura poco, un'ora e mezza, probabilmente le gag sono anche fatte per arrivare a quell'ora e mezza, sarebbe durato un'ora e 15 magari, potevano metterci uno sbocco di trama a tre quarti un po' più corposo, però secondo me, oppure fare che all'inizio metti il background della donna, sì, lo si fa con questo ritmo abbastanza svelto, movimentato, genuino, che sa di estate, che non fa mai male in questo periodo. E quindi per me è un quasi sì. Ecco, non posso dirvi che sia un film incredibile, però l'ho trovato divertente, divertente e spensierato e non ha dei momenti pesanti dove devi fare la battuta inclusiva per far divertire qualcuno delle giurie. No, sono due persone normalissime, la donna è uguale all'uomo o l'uomo è uguale alla donna, mi verrebbe da dire in questo periodo storico. Detto questo, bah, basta, c'è caldo e non ho nient'altro da dire. Consigliato per metà e basta. Ah, una cosa la voglio dire, che il protagonista recita molto bene perché sa fare le due facce, cioè quella del truffatore e quello dello stronzo. Quindi in pubblico si pone in un modo, nel privato nell'opposto. Questo secondo me colpisce ed è uno dei punti forti.